Io e te uguali, stesso cattivo destino. Io penso che il mio destino sia meraviglioso. Pensa quanto è stato meraviglioso. Avevo un anno e mezzo e mia mamma mi faceva delle foto. Parliamo degli anni 80, quindi rullino, mandarle a sviluppare. E sono stata così fortunata ad avere una mamma che amava sviluppare velocemente i rullini. E facendo così si è accorta velocemente che c'era qualcosa che non andava nei miei occhi. Un occhio, quando c'era il flash, si mostrava nella stampa con la classica pupilla rossa, mentre l'altro aveva una strana macchia bianca. Avrebbe potuto ignorare questa cosa, avrebbe potuto pensare che fosse un riflesso, ma è andata dal dottore, mi ha portato dal dottore, ha cominciato a farmi dei controlli. Ed è riuscita a farmi fare una diagnosi, che era quella del retinoblastoma, tumore che colpisce la retina e che ha come unico o quasi unico sintomo quella strana macchia in fotografia, solo quando si usa il flash. E mi stai dicendo cattivo destino? Io sono stata protetta da delle ali magiche di una fata meravigliosa. Tutte queste piccole coincidenze hanno fatto sì, e una grande mamma, hanno fatto sì che io potessi avere salva la vita. Perché là i dottori hanno potuto constatare che l'occhio ormai era compromesso, la massa tumorale aveva ormai raggiunto l'occhio compromesso e quindi hanno dovuto asportare l'occhio. Per quel periodo era ancora raro salvarsi, ma mi sono salvato, mi hanno salvato la vita. Quei dottori meravigliosi di Siena, che non perdo un attimo per ringraziarli tutti i giorni, nel mio cuore, nella mia mente, anche adesso in questo video. Grazie per il lavoro straordinario che fate ogni giorno. Che cattivo destino. Poi sono cresciuta, mia mamma mi ha portato in giro per il mondo, ho vissuto in posti meravigliosi, in città straordinarie. Ho vissuto a Buenos Aires, ho vissuto in Armenia, ho vissuto in Spagna, ho vissuto a Londra, ho vissuto a Milano. E ora sono, oltre ad aver vissuto a Roma dove sono nata, penso di averle dette tutte. Ed ora sono a Palermo, vicino Palermo, vivo a 700 metri dal mare, facendo un lavoro che amo, che è quello della fotografa. Pensate che io ho iniziato a fare fotografie prima di conoscere questa storia. Mia madre me l'ha confessato qualche anno dopo che io iniziassi a fare fotografia, autoscatti. La fotografia mi ha salvato la vita allora e mi ha salvato la vita ai miei 30 anni, quando inizio, 28, quando ho iniziato a fare le foto. Ed ho trovato così la mia passione, la mia cura e la mia indipendenza perché mi permette di viaggiare. La mia cura perché mi permette di scendere dentro di me e a conoscermi. Cattivo destino. Io mi sento fortunatissima. Ho tantissimi amici. Lavoro nell'arte. Viaggio e vivo in posti meravigliosi. Sono libera, sono viva e sono vera. E questo lo devo anche a questo cattivo destino che è stato così buono con me alla fine. Ti voglio bene, grazie.